Sono Jonathan Cogasso, ho 26 anni, arrivo dalla Repubblica Democratica del Congo, in particolare Kinshasa, un paese in cui purtroppo c'è sempre stato un conflitto che ha causato molta sofferenza per la mia gente ed è stato uno dei motivi che ha spinto la mia famiglia a darmi la possibilità di crearmi un futuro migliore. Sono arrivato qui nel 2003, ho iniziato gli studi alle elementari ed ho concluso con diploma perito meccanico all'Istituto Maserati di Voghera e dopodiché ho intrapreso la carriera lavorativa che mi ha permesso di mantenermi e di dare una mano in casa. Ho trovato amici che mi hanno aiutato ad integrarmi e mi hanno fatto sentire subito a casa. Poi ho dovuto combattere contro persone comunque molto limitate mentalmente che hanno provato comunque a farmi sentire fuori posto, fuori luogo, gli occhi della gente, le battute. A volte stavo in silenzio e le lasciavo scivolare, altre volte non riuscivo e o reagivo a parole o arrivavo anche alle mani. Però comunque da dove arrivo io era l'unico modo per farsi rispettare. Però l'Italia mi ha dato tutto, quindi io sarò sempre grato all'Italia, anche se il mio sangue è congolese. E mi ha dato degli amici, mi ha dato una casa, mi ha dato istruzione, di tutto di più, anche se tanti non l'accetteranno mai. Io mi sento per buona parte italiano. You think that I'm running in place? Y'all really testing my patience. Right before I blow up the spot, I had to keep back to the basics. What if my talent is wasted? It's sick, but I'm lacking a placement. Il pugilato mi sono avvicinato tramite un amico. Un giorno mi disse: perché non vieni a provare in palestra qua da noi, vedrai che ti piacerà. Io non ero molto convinto perché non ho mai seguito gli sport da combattimento. Ho sempre visto il grande Muhammad Ali, che è il mio idolo, e oltre a lui e Mike Tyson non conoscevo nessun altro. Poi dal primo giorno in cui sono entrato in palestra sono rimasto stregato. E questa passione del pugilato mi è entrata proprio nel sangue, nelle vene, non l'ho mai più abbandonato. Io sono rimasto un po' deluso dall'ambiente della boxe. Io sono stato un ex campione, potevo fare molto di più, soltanto che non mi hanno dato i mezzi. Così mi sono allontanato da un po' da questo sport. Poi un giorno vado a vedere per curiosità degli incontri alla box Voghera e vedo questo ragazzino combattere e capisco subito che c'è del talento. Ho visto che il match, ho visto che comunque aveva voglia di emergere, di fare qualcosa di più. Allora sono andato a cercarlo, gli ho parlato e da lì diciamo che è scoccata la scintilla. E oggi diciamo che tra virgolette siamo una bella realtà italiana. Destro, esco col destro, lancio sinistro, giro a destra. È un ragazzo veramente di un'umiltà che gli fa veramente un grande pregio. È un ottimo atleta, un ragazzo veramente serio. L'ho visto da dilettante più volte, veramente arrivare sempre al titolo d'Italia e adesso sempre sfuggire, ma per pochissimo. Sono convinto comunque che da professionista farà sicuramente molto molto meglio. Poi anche ha dietro comunque un allenatore, Gigliotti, che è
un ragazzo con un'enorme esperienza a livello proprio atletico, anche come che è stato uno dei più grandi pugili che abbiamo avuto in Lombardia, insomma, poi nasce anche da una famosissima scuola, che è quella dove è nato il grande intramontabile Giovanni Parisi. Giovanni Parisi è stato campione olimpico a Seul 88, con una storia dietro molto, molto particolare, quasi da film, perché poi è diventato anche campione del mondo per due volte ed è stato una delle icone dello sport in generale italiano negli anni 90. Ha lasciato questo ricordo suo, indelebile, qua a Voghera, tutti sanno chi è Giovanni Parisi. Un obiettivo che io mi sono prefissato di comunque ripercorrere il suo cammino. Sì, sicuramente venendo da un paese come il Congo, dove diciamo che lì peggio che da noi non ti regala niente nessuno, anzi se appena appena possono ti sottraggono qualcosa, quindi lui è arrivato qua con una cattiveria interiore che è quella di dover riuscire a realizzarsi. Mio padre è un ex militare, è generale, poi caduto il regime, come succede in Africa, se ti va bene ti tolgono il lavoro, se no ti tolgono proprio la testa. Lui l'ha scampata, comunque è rimasto senza lavoro, e bene o male lo aiutiamo noi. Poi ho altri due fratelli e una sorella che è più grande. Il mio fratello faceva pugilato anche lui, adesso ormai ha 36 anni, ha smesso, ha avuto anche una bambina, eccetera, quindi deve pensare a portare a casa il cibo. L'altro invece è ancora lì, un po' in mezzo alla strada, un po' risaiolo, si fa rispettare così, però è un bravo ragazzo. Il mio obiettivo, perché non è più un sogno, un obiettivo appunto è portarlo fuori dal Congo, perché non ha futuro lì. Vorrei portarlo con me e averlo sempre vicino a me. Quindi loro sono la mia benzina, ogni volta che, quelle poche volte che penso di... Non la dico quella parola lì, però penso male, penso a loro e subito cambia tutto. Dico, cazzo, devo farlo per loro, non per me, per loro. Vuole il successo anche per aiutare i suoi parenti che sono rimasti di là e quindi in lui, tra virgolette, rivedo un po' quello che era il desiderio, che è il desiderio di tutti che si avvicinano a questo sport, cioè riuscire a diventare campione del mondo. Già da dilettante è stato due volte medaglia d'argento ai campionati italiani, una volta medaglia di bronzo, ha partecipato ai campionati del mondo in Russia, quindi è un ragazzo che rispetto alla norma, rispetto alla media in Italia, forse merita un filo di attenzione in più. Devi pensare che puoi arrivare lì ed essere già campione nel cuore, dentro di te, devi già credere, come diceva lì, anche se non sei il migliore, pretendi di esserlo.